Ciao, nel video di oggi voglio parlarti della stretta connessione che c'è tra relazioni e digestione, proprio perché le relazioni stimolano quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni, le quali a loro volta hanno un effetto sul nostro sistema nervoso e di conseguenza su quello che è il nostro secondo cervello, stomaco ed intestino. Noi siamo costantemente sollecitati ad entrare in relazione con il mondo, con le situazioni, con gli altri esseri umani e far sì che quindi quello che non è nostro diventi in qualche modo appartenente alla nostra sfera. Chiaramente il modo in cui lo facciamo non vuol dire che per forza si debba accogliere qualunque cosa che viene dall'esterno. Una relazione diventa difficile perché non vogliamo vedere aspetti che ci riguardano. E questo ha una ripercussione immediata su quello che è il nostro modo di digerire. Non è un caso che diciamo quando una persona non riusciamo ad andarci d'accordo, a quella persona non la digerisco, mi sta sullo stomaco e così via. Ecco che i fiori di Bach possono essere molto utili da questo punto di vista, anche proprio per la digestione stessa, soprattutto in questo periodo dove le relazioni sono particolarmente fitte, così come anche i pranzi, i cenoni. E questa esplorazione attraverso i fiori di Bach può essere veramente utile, una sorta di lente di ingrandimento per vedere dinamiche che ci appartengono. E nel momento in cui il fiore di Bach, che è vibrazione, quindi un rimedio vibrazionale, fa luce, ci permette di riconoscere un atteggiamento e quindi in quel momento riusciamo a riconoscere quello che normalmente noi teniamo nascosto perché ci riguarda, magari ci vergogniamo di un di una reazione rispetto ad una situazione, ad una persona. E nel momento stesso in cui la vediamo da un'ottica diversa, quindi da un punto di vista anche più distaccato, perché è un po' questo che fanno i fiori di Bach, è possibile integrarla, digerirla, farla nostra e di conseguenza andare a sciogliere qualcosa che ci faceva soffrire e che a volte può avere anche una ripercussione proprio fisica, o sull'intestino o sullo stomaco. Questo non vuol dire che poi si diventa amici di tutti. Ma sicuramente il fatto di togliere sofferenza, togliere dolore, porta un certo livello di armonia. È possibile, anche se non si è amici per la pelle, comunque sia avere un rapporto rispettoso, riconoscere nell'altro una persona che comunque sta facendo del suo meglio, a modo suo, per stare qui e fare la sua vita. Come stiamo facendo esattamente noi. Quindi andare ad accorciare quella distanza che si mette proprio per difendersi, ma che a volte crea sofferenza. E per questa esplorazione ho individuato quattro fiori di Bach. Chiaro che non è esaustiva, tutti i fiori di Bach possono essere utilizzati per riarmonizzare situazioni relazionali che non funzionano, ma diciamo che questi quattro sono quelli che in qualche modo ci danno la possibilità di guardare e portare luce e quindi integrare quando mettiamo distanza e mettiamo attrito. Il primo fiore di cui ti voglio parlare è walnut. Walnut è il noce e se fai caso, quando vedi un noce, sotto al noce non cresce niente. E questo perché walnut è il fiore della protezione, ti dà la possibilità di sentirti protetto da quelli che sono i giudizi esterni, soprattutto se stai passando in un periodo di trasformazione profonda, quindi hai preso il coraggio, stai facendo i tuoi salti e questo non potrebbe
non necessariamente condiviso dagli altri, ma proprio perché è un momento estremamente delicato, come quello della trasformazione di una, di un bruco in farfalla dentro la crisalide, si è particolarmente vulnerabili e quindi anche particolarmente suscettibili, sia in quella forma liquida per cui si ha bisogno, di avere una protezione che permette di mantenere la connessione profonda con il proprio sentire. E quindi non si sta più tanto sulla difensiva perché c'è questo senso di avvolgimento che fa sì che il giudizio esterno in qualche modo ci scivoli addosso. E questo è Walnut. Poi c'è Beech, che è l'estratto dell'albero del faggio. E Beech, nello stato disarmonico, si riconosce quando non si tollera il prossimo, soprattutto a livello di opinioni, quando qualcuno dice qualcosa e dici: ma com'è possibile che questo pensi questa cosa? E si è veramente intolleranti. La stessa intolleranza magari che si ha rispetto ad un particolare alimento, no? Infatti viene utilizzato a livello somatico anche per questo, Beech, per allergie e intolleranze. E cosa fa Beech? Se noi prendiamo il faggio, soprattutto se si entra in una faggeta, si ha questa impressione che questi alberi vogliono essere gli unici ad arrivare al cielo. C'è questa sensazione di solennità. Anche il faggio non lascia spazio alle altre specie, come se solamente lui potesse arrivare lì. D'altra parte, però, nello stato armonico, Beech porta luce. Il faggio, infatti, se si guardano i tronchi del faggio, sono bianchi, hanno questo colore chiaro, un grigio chiaro che illumina il bosco. Ecco che è in questo che Beech permette a noi di, se proviamo intolleranza rispetto alle opinioni altrui, di fare luce e di vedere che è semplicemente un'altra opinione, così come la nostra degna di stare, di essere espressa. E quindi porta gentilezza. Non c'è bisogno di reagire potentemente verso l'esterno, ma si può condividere lo spazio. Questo è Beech. Poi c'è Centauri, che è il fiore. Adesso dirò questa cosa, però va presa con le pinze. È il fiore dello zerbino. In poche parole, quando una persona è nello stato disarmonico, ovviamente, non sempre, sente di dover dire sempre di sì, non vuole contrariare nessuno. Quante volte capita, no? Io voglio andare al cinema, ma gli altri propongono di andare a fare una passeggiata. Però dico di sì, andiamo a fare la passeggiata. Però intanto mi rimane questo nodo, questo dispiacere di non avere espresso totalmente quello che era la mia volontà. E quindi nello stato armonico Centauri agisce direttamente sul terzo chakra, quindi sulla nostra volontà di esprimerci, quinto chakra, di portare fuori quello che è il nostro sentire. Tra l'altro, le persone Centauri sono proprio persone estremamente sensibili, capaci di captare tutto quello che succede, proprio a scopo preventivo, per non contrariare nessuno, per sapere dove mettere i piedi. Ecco però che nello stato armonico questa grande sensibilità può essere utilizzata proprio per andare verso quello che è il proprio sentire, il proprio volere, proprio lasciare andare quell'ansia, quella tensione e poter digerire appieno la vita. E l'ultimo fiore di cui ti voglio parlare è Agrimoni. Agrimoni è il fiore della maschera, il fiore del buon tempone. Quello che deve sempre far ridere tutti e che non ha nessun tipo di problema e che invece sotto
cova questo tormento, tormento interiore. Non vuole dire a nessuno che sta male, perché non vuole, vuole essere apprezzato al 100%, e quindi per farlo tira fuori tutte queste maschere sorridenti e magari dentro invece è triste. E questo si riflette spesso nel ristagno dell'energia digerente. Infatti, Agrimoni è l'agrimonia eupatoria, che ha un effetto diretto sul fegato, sulla capacità di iniziare il processo digestivo. Di portare quindi quel fuoco, il proprio fuoco, qualunque esso sia. E questo, diciamo che Agrimoni, nello stato compensato, armonizzato, dà la possibilità di stare in connessione con se stessi. Di portare fuori, di avere il coraggio di dire e di condividere anche quello che non va, per poter alleggerire e poter trovare una soluzione. Tutti questi fiori di cui vi ho parlato parlano di relazione con l'esterno, del modo in cui ci possiamo rapportare con il fuori. Non per forza, per far andare tutto bene, ma perché ci aiutano proprio a stare nel confronto, a far sì che questo confronto, anche se porta ad un'opposizione, possa avere la possibilità di creare uno spazio più grande, uno spazio di comprensione dell'altro e darci la possibilità di essere compresi. Poi, se questo succede, bene, ma se non succede, lo stesso, ci ho provato. Ho aperto uno spazio dentro di me diverso, pronto ad accogliere quello che è diverso da me, così proprio come succede nella digestione. Ecco, se vi capita, se le riflessioni fatte così in questo momento suscitano a voi delle illuminazioni, perché no? Potete anche condividerle, mi farebbe molto piacere. E se prendete questi fiori, fatemi sapere come va. Vi saluto e vi auguro veramente un felice fine d'anno e un altrettanto luminoso inizio. A presto, ciao!